Ora sfonda la porta. Ecco, lo sapevo, ragazzi. Non lo ricordo, però. Sapevo troppo. Ciao a tutti belli, bentornati sul mio canale. Torniamo da Playboy X con il nostro GTA 4. Ebbene sì, nella scorsa abbiamo lì per lì fallito perché sono stato troppo pussy nel cercare di fare soluzioni strategiche, di nascondermi invece dovevo andare a cazzo duro contro il muro. Non ci ho pensato e tutte le volte che abbiamo fallito è perché non ho attuato questo piano di fare tutto a cazzo duro. Quindi d'ora in poi vedrete che sarà così. Intanto vi invito a lasciare un like prima di tutto, iscrivervi al canale, attivare la campanella e poi successivamente passiamo al giochino. Avete fatto? Andiamo. Raga, direi che questo abito è bellissimo, col bacco, con gli occhiali e forse lo vedete così con gli scarponi. No vabbè, questa è una cosa che deve fare hype. Assolutamente. Playboy, dimmi. You asked me to help out Dwayne. That's what I was doing. Don't help him out when it fucks up my business interest. Damn, son. That ain't cool. What's the haps? Ok, comunque, dovrebbe esserci una missione per lui. Qui abbiamo Ray Boccino, United Liberty Paper e Derek McCreary. Però non mi è comparso il Tel Jacob. Al che, signori, cambio di programma. Cambio di programma, Wrong is Right con United Liberty Paper, per forza. Che United Liberty Paper è sotto sconosciuto. Eccoci qui dopo la chiamata di Michelle. Andiamo a vedere cosa vogliono da noi. Wrong is right, giusto? Is right? Is right. Proprio quella. Michelle bastarda. Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. Beh, se la metti così. And weirdly, in some ways you're a nice guy. Better than the creeps I know. Ci esce, basta. Let's go. Ecco ULP, che tra l'altro sarà uno dei personaggi anche di GTA 5. Sounds fine. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you whore for the government. I got the likely honesty in that. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy, if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Bellique, quite a file, quite a story. Who are you, the FIB? The FIB? Do I look homosexual? Do you think I care about Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Oleg Minkov. He lives on Minkov. Oh, torniamo praticamente a casa. I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house.
any problems, call this number. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Oh. And hey. Welcome to America. Mascala Stara Dejava. Bushka. Tra l'altro parlare di Russia proprio adesso non è il migliore dei periodi, ma ho cominciato a registrare questo gioco prima che scoppiasse tutto il casino. Il fatto che venga pubblicato mesi dopo e tra la registrazione e la pubblicazione di questa missione io non so cosa sarà successo nel mezzo e spero che non siano successi veramente disastri, però l'avessi saputo prima non l'avrei registrato, veramente. A parte questo, siamo a casa, a Broker, chi se lo dimenticherà mai? E comunque United Liberty Paper sicuramente non è il suo nome, ma Pacifico, e però anche in GTA 5 noi lo conosceremo così. Comunque sì, eccoci arrivati. Ora sfondo la porta. Ecco, lo sapevo, ragazzi, non la ricordo però. Sapevo troppo. Un computer vecchissimo. Non c'è che nessuno qui. What have you got for me? Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his email. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Giustamente lui sa le password del suo computer. Ok. Leggi email. Vediamoci, eh? Giustamente comunicano per email. C'erano già i telefoni con gli SMS, si potevano inviare foto. Comunicano con le email. 2008, ok. Gioielleria di Tulsa Street. Di quando è questa? Recentissima. Mar Caspio, Caimane Svizzera. Non è Liberty City. Ok. Abbiamo capito dov'è. Gioielleria. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street. Eliminate main call. Whoa, killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call me. Però possiamo dire che alla fine è affidabile. Cioè, non è proprio la simpatia in persona, però alla fine è affidabile. Abitavamo qui. Comunque ci siamo. Fuori dal cazzo. Василий, спасибо, что пришел. Олег, ты испугал меня. Я даже подумал, что ты человек. Все, он меня дожидался. Браво, Нико. Che tattica infallibile. Inseguiamolo con la macchina che pattina, sì. Comunque, ragazzi, il colore di questo Beach è cambiato rispetto all'inizio della storia. Era più arancio rosso il filtro, adesso è più naturale. O prima o poi piglierà a fuoco la macchina. Ho visto del sangue. Ancora adesso.
E minchia scappi. Oh, manco una gomma gli ha bucato, eh. Niente, l'ho preso un'altra volta, non succede niente. Meno male ho scelto una macchina assai veloce, insomma, vabbè. Si fa così per dire. Ma vaffanculo. Oh, che goloso. Brucia, 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 brucia. Vai. Che bel modo per farti morire però. Bellissimo. Davvero. Brucia bastardo. Minkoff is dead. The country is safe. Not by a long shot, smarthead. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delayed. I'll be in touch. Goodbye. A posto. È andata. È Ita, come si dice in Toscana. Ok ragazzuoli, con questa vi lascio. Ci vediamo alla prossima, like, iscrizione e campanella. La prossima, se non ci chiama Playboy X e nemmeno Mallory, dovremo andare con United Liberty Paper un'altra volta. Bacione, statemi bene, alla prossima.